Salve a tutti e benvenuti o bentornati nello studio di The Dottor. Nel video articolo di oggi parleremo di 5 trucchetti per l'alimentazione per mettere su massa muscolare, cioè 5 strategie intelligenti per massimizzare i risultati che vogliamo ottenere dopo aver speso tante energie, ad esempio in palestra, o comunque dopo tante energie spese per fare sollevamento pesi e quindi ingrandire i nostri muscoli aumentando la massa muscolare. Ma prima di iniziare col video articolo di oggi vi devo chiedere di iscrivervi al canale per aiutare questa community a crescere sempre di più, mettere un bel like al di sotto di questo video per farmi capire che l'avete apprezzato e inoltre potete anche lasciare un bel commento per darmi nuove idee per nuovi video, magari perché c'è qualche argomento che volete che io tratti in una delle prossime puntate. Bene, ora possiamo iniziare. Il concetto base per mettere su massa muscolare è piuttosto semplice, cioè introdurre più calorie, quindi più energia, di quanta se ne consuma. Però effettivamente ci sono alcuni trucchetti, alcune strategie che vedremo oggi per massimizzare la resa in termini di appunto mettere su massa dei vari sforzi che abbiamo fatto in palestra, soprattutto con l'allenamento di resistenza, cioè col sollevamento pesi principalmente. E oggi infatti affronteremo questo argomento sfruttando due concetti già da molto presenti nel mondo del fitness, che sono il meal timing e il nutrient timing, ovvero sia il fatto di dare importanza non solo a cosa si mangia, ma anche a quando la si mangia. Vediamo subito cosa fare prima dell'allenamento. Iniziamo col dire che i muscoli, per poter lavorare efficientemente, hanno bisogno di zucchero. Una piccola scorta di zucchero è già contenuta all'interno dei muscoli. Ma nel caso di un allenamento prolungato, quindi che dura un bel po', come succede non infrequentemente nel caso di chi vuole mettere su massa muscolare, che quindi ci passa un bel po' di tempo in palestra, a fare appunto un allenamento di resistenza, allora capita che come queste scorte muscolari di glucosio, quindi di zucchero, vanno a scarseggiare, allora le prestazioni si riducono e quindi si riducono anche i risultati che possiamo ottenere con quella fase, diciamo, dell'allenamento. Allora cosa possiamo fare? Adottiamo il primo trucchetto, e cioè prima dell'allenamento andare ad assumere una porzione di zuccheri semplici, come ad esempio quelli contenuti nella frutta oppure ad esempio nel miele. Però per ottimizzare diciamo ancora di più questa resa e quindi diciamo andare a prevenire il fatto che i muscoli si stanchino più velocemente perché appunto vanno a terminare le loro scorte di zucchero, possiamo anche abbinare una porzioncina non troppo grande, in questo caso una piccola porzione di proteine, come ad esempio quelle contenute nel latte vaccino di soia, nello yogurt, nelle uova oppure negli affettati magri, sia vegetali che animali. In questo modo andremo a massimizzare la resa di un duro allenamento, perché appunto con il primo trucchetto, quindi assumere zuccheri a rapido assorbimento, quindi carboidrati a rapido assorbimento, cioè gli zuccheri, andremo appunto a prevenire il consumo o reintegrare le scorte di zuccheri a livello del muscolo, e invece con la piccola porzione di proteine andremo sin da subito a favorire la ricostruzione muscolare. La seconda categoria di trucchetti riguarda cosa fare durante l'allenamento. Diciamo che se abbiamo seguito una dieta un po' povera di carboidrati nei giorni precedenti un duro e prolungato allenamento, allora potrebbe essere che le scorte di zucchero dei nostri muscoli non siano così nutrite. Quindi, oltre alla semplice reidratazione, che viene anche abbastanza naturale fare durante un allenamento, quindi oltre al semplice bere acqua, sarebbe bene dare, e quindi terzo trucchettino in arrivo, una piccola botta di zuccheri semplici nuovamente, ma siccome ci stiamo allenando in questo caso non possiamo mangiarci una voluminosa macedonia di frutta ad esempio, sarebbe meglio zuccheri semplici ma in versione un po' più compatta, quindi un pochino di purea di frutta che occupa appunto meno spazio dei frutti in forma intera, oppure della frutta essiccata dolce come i datteri,
i fichi secchi oppure l'uvetta, o ancora un pochino di miele. Quindi appunto sicuramente è importante mantenersi idratati, perché comunque anche la disidratazione porta al calo delle prestazioni dei muscoli durante l'allenamento, ma in caso di allenamenti molto prolungati, quindi più di un'ora, e appunto quindi per ogni ora di allenamento oltre la prima, andiamo appunto a dare questa botta extra di zuccheri ai nostri muscoli. In questo modo ci garantiremo delle prestazioni molto più stabili nel corso dell'allenamento, anche perché contemporaneamente andremo anche a rinutrire e riempire nuovamente di glucosio i nostri muscoli, quindi non solo andremo a utilizzarlo per alimentare l'allenamento, ma andremo anche a dare un aiutino per ricostituire le scorte. La terza categoria di trucchetti, diciamo, che va a favorire il guadagno di massa muscolare post allenamento, quindi gli adattamenti della nostra massa muscolare verso la crescita, possiamo parlare di cosa fare post allenamento, quindi appena dopo l'allenamento. Beh, se anche i carboidrati qua continuano ad avere un pochino di gioco, in realtà a farla da padrona nel post allenamento sono sicuramente le proteine, perché in questa fase, quindi dopo esserci allenati, dopo aver faticato, dobbiamo favorire il mobilitarsi, diciamo, della massa, dei nutrienti, della crescita verso il muscolo, e questo lo possiamo fare, quarto e quinto consiglio, andando ad assumere una buona porzione di proteine, più generosa. Possono essere proteine animali o vegetali, quindi tofu, uova, formaggi un po' magri, perché altrimenti andremo ad arricchire davvero molto il pasto di grassi, oppure ancora appunto tagli magri di carne, pesce, non dimentichiamo poi i legumi. E parlando di legumi, dobbiamo dire che questi contengono sì proteine, ma anche carboidrati, perché appunto l'altro consiglio è quello di assumere anche un altro pochino di carboidrati, ad esempio in forma di cereali integrali, quindi riso integrale, pasta integrale, pane integrale, ma perché no anche patate o patate dolci. E allora, come vediamo, date queste fonti di carboidrati o fonti di proteine, viene da sé che sarebbe anche molto comodo far sì che il post workout meal, quindi il pasto post allenamento, fosse ad esempio un pranzo o una cena, quindi un vero e proprio pasto completo, non un semplice snack come quello che possiamo fare pre-allenamento o durante l'allenamento. Ma perché dovrebbe importarci di andare ad assumere altri carboidrati se poi alla fine quelle che vanno a favorire la ricomposizione corporea, il guadagno di massa, sono le proteine? Beh, in realtà mi importa perché è stato visto come abbinare un carboidrato, in particolare un carboidrato complesso, un amido, cioè non quelli della frutta, gli zuccheri semplici, ma quelli tipo pasta, patate, quindi anche i derivati dei cereali, gli alimenti contenenti amido, è stato visto come favoriscono proprio questa ricomposizione corporea in favore del guadagno di massa muscolare. Quindi sì, metteteci un bel carboidrato abbinato alla vostra generosa porzione di proteine post allenamento. Un piccolo trucchetto extra post allenamento, diciamo, un qualcosa che potete fare ma che non è obbligatorio assolutamente, potrebbe essere un integratore di creatina. La creatina perché è utile? Perché va a favorire anch'essa la rigenerazione muscolare, e in particolare potrebbe aver bisogno di un integratore di creatina per massimizzare il guadagno di massa muscolare chi fa una dieta che non è particolarmente ricca per scelta oppure per necessità date da particolari condizioni di salute, non è particolarmente ricca di carne o pesce, perché la carne e il pesce sono gli alimenti più ricchi in assoluto di creatina, che invece non è contenuta negli alimenti vegetali. In realtà la creatina si rigenera automaticamente nel corpo, c'è un qualcosa che appunto viene restaurato automaticamente, e quindi semplicemente andando ad apportare questo nutriente dall'esterno, quello che noi andiamo a fare è ridurre il tempo necessario per la rigenerazione del muscolo. Quindi andare
a favorire appunto la rigenerazione muscolare, magari per massimizzare la frequenza degli allenamenti. Siamo quindi giunti alla fine del video articolo di oggi, dove avete visto questi trucchettini per mettere su massa muscolare. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto lasciandomi un messaggio qua giù nei commenti e lasciandomi un bel like. Non dimenticate di attivare la campanella per sapere quando su The Dottora usciranno nuovi video e non dimenticate che ho anche una pagina Facebook dove trovate la versione scritta dei miei video articoli. Bene, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao da The Dottora!